Allora, questa è una prova di quali sono le differenze tra un Ibanez Tube Screamer e il suo clone Behringer Tube Overdrive. Avrà senso che uno costa 30 euro e uno 100 rotti? Oppure è tutta una questione di marketing e noi non ci abbiamo capito niente? Cazzo. La chitarra è una chitarra molto cazzuta. Ricordiamo che è una ESP NT7. E quanto costa? Un botto. Che costa un botto, quindi cioè, è una cosa di qualità. Meglio non dirlo per rispetto delle persone che in questo momento non hanno un lavoro perché c'è la crisi. Perché... Ok, allora intanto proviamo il suono senza niente. Angle Fireball. Suona, fa un po' di riff ciccioni. Oh. Allora, attacchiamo il Tube Screamer. Si è accesa la lucina. Cambiamolo al volo. C'è la fila dentro. Dovrebbe. Premi. Aspetta, settiamolo uguale. Settato uguale. Sembra che questo ci abbia un po' meno, leggermente meno medie e un pochino più alte forse. Sì. Riprova un secondo. Cambiamolo al volo. Facciamo questo, l'ultimo cambio. Probabilmente quello. Proviamo a controbilanciare la mancanza di medie di questo aggiungendo un po' di tone. Sentenza.